Ecco, come mai secondo te in questa manifestazione che c'è stata sabato, insomma, come dire, di cui tutti sappiamo, almeno quello che dobbiamo sapere, quindi non la ricordiamo, è stata presa di mira proprio la CGIL? E questo è uno dei tanti paradossi di questa storia, perché a manifestare critiche e riserve nei confronti del Green Pass per il lavoro era stata proprio la CGIL di Landini, che aveva chiesto tamponi gratuiti. E quindi il fatto di prendersela con la CGIL era un modo per indirizzare quell'onda nera che popolava una parte della piazza No Green Pass verso coloro che si riteneva che non avessero combattuto abbastanza contro il Green Pass, mentre invece Landini fino all'ultimo aveva cercato di ottenere, almeno nella fase di transizione, quei tamponi gratuiti per tamponare, nel vero senso della parola, un'emorragia di lavoratori dal mercato del lavoro che è imponente, perché stiamo parlando di circa 4 milioni di persone che da venerdì si ritroveranno senza lavoro e senza stipendio, creando problemi a loro, alle loro famiglie e alle loro aziende. Ma qua c'era un'alternativa? Qual era l'alternativa? Perché alla fine, come dire, chi non si vaccina non danneggia solo se stesso, ma anche tutta la collettività che gli vive incontro. Perché se oggi i dati sono molto incoraggianti, dipende dal fatto che milioni e milioni di persone si sono sottoposti al vaccino. Se no staremo nella stessa identica situazione dell'anno scorso, non credi? Io mi domando, con questi dati incoraggianti, con l'80% di adulti vaccinati, con Draghi che dice che la pandemia ormai è sotto controllo e con tutti i paesi del mondo libero che non hanno messo l'obbligo di Green Pass per lavorare, per quale motivo solo i lavoratori italiani devono perdere il lavoro se non hanno il Green Pass? Credo che sia la domanda che si pongono quelli che protestano e quelli che magari mugugnano ma non vanno in piazza a protestare, e purtroppo non hanno sentito dal Presidente del Consiglio nessuna spiegazione, perché questo fulmine a ciel sereno è stato annunciato poco meno di un mese fa e il Presidente del Consiglio non lo ha spiegato. Quindi non ci spiegano perché se la campagna vaccinale in Italia va meglio che negli altri paesi, perché se abbiamo già l'80% di adulti vaccinati, perché se la pandemia in Italia è sotto controllo, siamo l'unico paese, oltre al Turkmenistan, alla Polinesia e alla Micronesia, che obbliga i Però lavoratori Marco, per esercitare il diritto al lavoro ad avere il Green Pass, sì, ma in in un quei paese paesi che, c'è come tutto l'obbligo di il mondo libero vaccino. ha fatto, non ha messo l'obbligo vaccinale e quindi ha riconosciuto che non vaccinarsi è un diritto. Costringere la gente a vaccinarsi è un po' complicato perché che fai? Li vai a prendere a casa, li porti fuori con la forza e gli inietti il vaccino. Mentre quando tu dici i lavoratori, c'hai un modo per controllarli perché nel momento in cui accedono alla loro azienda si può valutare se si sono, sapere se si sono o no vaccinati. È un problema che si stanno ponendo in tutto il mondo. Perché tutto il resto del mondo libero non ha imposto l'obbligo del Green Pass per lavorare e l'Italia è l'unica a farlo? Visto che ci hanno detto che da noi i vaccini vanno meglio che altrove e che la pandemia è sotto controllo? È questo che non si riesce a capire e che non hanno spiegato a quei lavoratori che da venerdì, per non esserci vaccinati, cioè per aver esercitato un diritto riconosciuto da questo governo, non da me, io non decido niente, perdono il diritto fondamentale su cui è fondata la Repubblica Italiana, cioè il lavoro. Se gliel'avessero spiegato nella persona del Presidente del Consiglio, molti magari lo avrebbero capito, però non si capisce il motivo per cui l'Italia è l'unico paese europeo, occidentale, del mondo libero a imporre l'obbligo di Green Pass per lavorare. Perché gli italiani sì, i francesi, i tedeschi, i danesi, gli austriaci, gli spagnoli no? Questa è la domanda che credo si facciano. Io non me la pongo perché io ho il Green Pass, in quanto ho fatto due dosi e quando mi diranno di fare la terza, farò pure la terza e pure la quarta. Quindi io non sono un Novax e nemmeno un No Green Pass. Penso che bisognava forse adottare delle misure un po' più graduali e meno strong, o se si adottano misure strong, uniche praticamente al mondo, bisogna spiegarle.
Senti Marco, altrimenti arrivano le proteste e non ci si può meravigliare, certo, se quei 4 milioni di persone sono le proteste, possono più lavorare e vanno in piazza a protestare. Però una cosa sono le proteste, mi sarei meravigliato del contrario. Scusa, ecco. Una cosa sono le proteste, una cosa è quello che è successo sabato, cioè si può manifestare contro il Green Pass ma non si può degenerare in quel modo. Ma secondo te da qui a venerdì, a sabato, le proteste sono destinate a crescere? Ci mancherebbe altro. Credo di sì. Se ci sono 4 milioni di persone che perdono il lavoro, non si può dire che tutti quelli che protestano sono fascisti. Quelli fascisti vanno arrestati sia se hanno fondato un'organizzazione o ricostituito il partito fascista, e va addirittura sciolta quell'organizzazione perché lo prevede la nostra legge e la nostra Costituzione. Se compiono atti violenti e squadristici come quelli nella sede della CGIL, vanno arrestati, processati, e quelli che lo hanno fatto ovviamente condannati. Ma non è che tutti quelli che c'erano in piazza sabato, che oggi erano in piazza ai cantieri navali di Trieste, al porto di Trieste, che erano in piazza con i Cobas a Milano, sono tutti fascisti. Sono persone che, per le loro ragioni, che io non condivido naturalmente, ma che esistono, non si sono vaccinate perché il governo gli ha detto che potevano anche non vaccinarsi, non avendo introdotto l'obbligo, e che si domandano per quale motivo sono gli unici lavoratori nel mondo libero che da venerdì non possono più percepire lo stipendio e non possono più andare a lavorare. Questo è il tema. Si devono sciogliere le organizzazioni fasciste, si devono arrestare quelli che commettono violenze, ma non è che il problema sarà risolto, perché il problema sarà risolto soltanto quando queste persone o si vaccineranno, e finora il Green Pass non li ha indotti a vaccinarsi, oppure quando qualcuno andrà a spiegargli per quale motivo, ripeto, unici nel mondo libero non possono più lavorare.